non è solo il più economico e il più piccolo della serie, nuova serie iPhone 12, ma è il primo ad impacchettare in un corpo mini tutto il top della tecnologia Apple. Quindi mini sì, ma è veramente un top di gamma? Vi dico la mia, ma subito dopo la sigla. Salve a tutti, io sono Marco e a distanza di qualche settimana oggi vi porto sul canale la mia esperienza con il nuovissimo e piccolissimo iPhone 12 mini. Un gioiellino piccino picciò, dalle dimensioni e il concept che ricorda tanto un iPhone 5, ma con tutta la potenza di un iPhone 12. Infatti monta praticamente tutto quello che è presente sull'iPhone 12 standard e per alcuni versi è molto simile anche all'iPhone 12 Pro. Per noi e la crescita del nostro canale è molto importante avere un sostegno, un contributo che a te non costa nulla, ma per noi è veramente veramente importante. Quindi se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al nostro canale, tappare la campanellina in maniera tale che tu possa essere sempre aggiornato su quello che sulle nuove uscite dei nostri video. E soprattutto se ti è piaciuto questo video fammelo sapere, ti basta semplicemente mettere un bel pollicione in su. È un piccolo mattoncino dal peso fiuma di appena 135 grammi, cioè un affarino minuscolo. Presenta un A14 Bionic a 5 nanometri esattamente come il fratello 12. Monta iOS 14 che gira veramente bene, esattamente come gira su tutti gli altri fratelli della serie 12. Uno schermo OLED da 5,4 pollici dove il notch è praticamente lo stesso del Max. Quindi questo è veramente un peccato. Chiaramente all'interno del notch ci sono tutti i sensori disponibili per lo sblocco 3D, per la messa a fuoco della camera frontale, eccetera, presenti in tutti gli iPhone 12. È un peccato perché poi alla fine l'ingombro, lo spazio che prende dello schermo è decisamente tanto. IP68, quindi se lo portate al mare, in piscina eccetera, vi cade nell'acqua, non ci sono assolutamente problemi. Ha un alloggiamento dual SIM di cui una SIM è fisica e l'altra è virtuale e supporta il modulo di rete 5G. Per quanto riguarda la ricarica è assolutamente compatibile con il nuovo MagSafe e con tantissimi altri dispositivi di terze parti, però come tutti gli altri iPhone 12 non supporta la ricarica inversa. Per quanto riguarda il comparto fotografico ha esattamente le stesse lenti, due per l'esattezza, montate sull'iPhone 12, ottime sul punto e scatta come da tradizione Apple. Se volete avere maggiori dettagli sul comportamento della fotocamera ho già fatto un video che vi invito ad andare a vedere e vi lascio qua sopra, che parla del fratello gemello più grande iPhone 12, dove ho fatto un po' di test su quello che è il comparto fotografico, che come potete vedere è esattamente lo stesso presente sugli altri fratelli più grandi. Quindi cosa manca? Manca il teleobiettivo, non è presente il teleobiettivo, che diciamo è un po' una prerogativa della serie Pro. Le foto sono decisamente buone, soprattutto sul punto e scatta, la messa a fuoco è assolutamente rapida, anche se così come per il 12 manca il sensore LiDAR
LiDAR, che oltre a fare tutte quelle cose stupefacenti che sono ancora in via di sviluppo, serve anche e soprattutto per avere una messa a fuoco molto più veloce, ma devo dirvi che io personalmente non ho notato grandi differenze, se non praticamente alcuna differenza con l'iPhone 12 Pro Max. Modalità notte inserita anche su questo mini, su entrambe le fotocamere. Questo è sì, assolutamente un grosso vantaggio, perché si riescono a fare delle foto in notturna che sono assolutamente di livello. Comparto video, riesce a registrare dei video fino in 4K, modalità HDR, quindi un vero 10 bit, fino a 30 fps. Come state vedendo, come vi farò vedere, i video riescono abbastanza bene, la stabilizzazione è la stessa dell'iPhone 12. Invece questo è il classico video selfie, secondo me non c'è veramente nulla da dire, che viene mantenuta molto molto alta sempre la qualità, la pastosità. Vediamo ora con controluce, ecco, guardate come entra il filtro. E niente, è l'iPhone che ci ha sempre abituato a questo tipo di performance, soprattutto in ambito video. Ora con la mascherina non so quanto mi sentiate, però dovrebbe essere assolutamente adeguato, così come lo è stato per l'iPhone 12 standard. Capitolo batteria, la metto così. È chiaro che in un corpo così piccolo e così maneggevole e sottile, diciamo, era difficile riuscire a fare meglio. Io la vedo in questo modo. Secondo me, se lo confrontiamo con ad esempio un iPhone 5, nonostante lui abbia delle caratteristiche tecniche decisamente, abissalmente migliori rispetto a quelle che appunto ha uno smartphone, un iPhone 5, 6, eccetera eccetera, diciamo è abbastanza in linea come durata di batteria. Quindi, volendo individuare come target di clientela una clientela come quella, diciamo che è stato fatto un passo in avanti. E invece, se vogliamo vederla, diciamo, mettendolo a paragone, a confronto con gli iPhone 12, diciamo di taglia più grande, ma anche facendo un breve confronto con quello che offre il mercato, che sicuramente è andata più verso la direzione dello smartphone padelloso, quindi più grande, con una batteria chiaramente più capiente, vi posso dire che non è assolutamente paragonabile, e questo lo vedo come un grandissimo contro di questo smartphone, perché richiede, per arrivare a fine serata, tantissimi compromessi. Togli il Bluetooth, metti il risparmio energetico prima di quanto eventualmente lo metteresti in un comune smartphone, togli il wifi, metti il wifi, cioè insomma tutta una serie di artifici che poi alla fine, sì, se da un lato lo rendono comodo perché è piccolo, dall'altro lato io non ho voglia di girare con un battery bank, perché lui rischia, se utilizzato al massimo come oggi si fa con tutti gli smartphone, che poi comunque ti portano a fine serata tranquillamente, diciamo è un compromesso troppo troppo grande. Quindi va bene la maneggevolezza, però la batteria, se lo vediamo sotto questo punto di vista, non è assolutamente adeguata a quello che il mercato in questo momento offre. E quindi, personalissimo parere, io faccio parte più della schiera di chi ha sposato, diciamo, il mercato della padellosità, anche e soprattutto perché mi serve uno smartphone che poi alla fine mi accompagni durante tutta la giornata e che non mi dia il problema, lo stress della mancanza di batteria, e quindi che mi possa lasciare a piedi
da un momento all'altro. Non l'ho utilizzato tantissimo, giusto un paio di giorni, e ho fatto veramente veramente fatica, e ci sono messo proprio di impegno. Sono arrivato solamente una volta a serata, a fine serata, però avevo anche l'iPhone 12 Pro Max, con il quale, diciamo, ho fatto la gran parte del lavoro, ho svolto la gran parte del lavoro. Quando ho iniziato a utilizzarlo, per come io uso il telefono, è andato in pappa la batteria, è andata in pappa in metà giornata, ok? Quindi questo è, diciamo, la cosa sul quale bisogna fare molta attenzione nella scelta. Ma comunque, per tutti coloro che pensavano che Apple avesse tirato fuori una versione light, un po' come ha fatto con le vecchie versioni SE, devo dire che si sbaglia di grosso. È assolutamente un top di gamma, nel senso che comunque lui porta, eredita tutte quelle funzioni top che si ritrovano in tutta la serie di iPhone 12. Quindi Apple ha tirato fuori questi quattro modelli che vanno a soddisfare un po' tutti i target di clientela, quindi si va dal mini, che è assolutamente maneggevole, guarda un po' a tutti quei vecchi clienti di iPhone 5, quando ancora aveva degli schermi assolutamente maneggevoli. Si passa alla versione 12 standard, che offre sicuramente qualcosina in più in termini di esperienza di utilizzo. Guardo un video su Netflix, su YouTube, piuttosto che passare qualche oretta, minuti, ai videogames, ecco, con il 12 lo posso fare. Si passa poi alla linea Pro, e onestamente, infatti è l'unico che non ho portato sul canale e non porterò sul canale, il 12 Pro normale, che onestamente non lo vedo un vero Pro. Per avere un Pro, e quindi avere qualcosa in più in termini di qualità, in termini di performance e di esperienza di utilizzo, bisogna passare direttamente al Pro Max. Sia per il Pro normale che per il Pro Max vi lascio il link al video qui sopra, li troverete qui sopra, ai video che ho fatto sui test di utilizzo, appunto, degli altri due della famiglia. Quindi diciamo, ha variegato tantissimo, ha aumentato tantissimo il portafoglio d'offerta. Secondo me questa è una cosa abbastanza intelligente, anche perché se ne venderanno, non so quanti se ne venderanno, però sicuramente c'è una nicchia di clienti che lo chiedono, non sono tanti, e che però hanno, per quel tipo di esigenze, per quel tipo di preferenze, diciamo, resta l'unico del mercato a poter offrire una tecnologia, diciamo, delle funzioni da top di gamma in uno spazio veramente veramente contenuto. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, vi dico che è troppo estremo. Io, abituato alla padellosità degli smartphone, diciamo, top di gamma, sono abituato a gestire lo smartphone ormai con due mani, ad avere le mie gesture veloci per riuscire a veicolare lo smartphone come meglio credo, anche se oggettivamente è più scomoda la gestione ad una mano fra un Pro Max e un Mini. Però questo resta troppo estremo, sia proprio per l'esperienza dello schermo, che è troppo piccolo per me, ma anche e soprattutto per un tema di batteria. L'ho utilizzato, mi sono messo veramente con impegno, non posso dire assolutamente nulla sulle funzionalità. Il iOS gira molto molto bene, è possibile fare assolutamente tutto quello che posso fare con gli altri smartphone top di gamma, quindi questo lo confermo assolutamente. L'unica cosa è che appena inizio a utilizzarlo un po' di più, inizia a entrare in sofferenza, drena tantissimo la batteria e
mi è capitato di non riuscire nemmeno a arrivare alle 2 del pomeriggio. Quando ho iniziato a togliere Bluetooth, a utilizzarlo veramente solo esclusivamente per fare le cose della vita comune, quindi rispondere a WhatsApp, Telegram, qualche mail, eccetera, bypassando e tralasciando tutto quello che io solitamente faccio con lo smartphone, sono riuscito ad arrivare fino a serata, ma chiaramente sempre con quell'angoscia, quello stress che per me ha un valore troppo importante. Quindi la mia è stata un'esperienza non positiva, proprio in virtù del fatto che è comodo, però la batteria dura troppo poco, e soprattutto se poi devo portare con me un battery bank, diciamo le dimensioni chiaramente cambiano, allora preferisco avere un unico strumento che mi garantisca l'intera giornata. Ma questo è chiaramente il mio personalissimo parere, mi piacerebbe conoscere anche il vostro, e per farlo non vi basta scriverlo sotto in descrizione. Sono molto curioso di capire quello che invece pensate voi appunto sull'utilizzo di questo smartphone. E siccome sono strasicuro che questo video vi sia piaciuto, non vi resta che mettere un bel pollicione in su. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!